Venendo dalla stazione di Trastevere e salendo dalla circonvallazione Gianicolense, uno o due semafori prima della piazza San Giovanni di Dio, a un certo punto sulla destra ci sono dei giardini, un piccolo parco. In quella traversa lì dovrebbe esserci pure un fabbricato basso, un palazzo se ricordo bene. Eccolo qua il fabbricato basso, è in via Antonio Pignatelli. Per Sabrina Minardi, il luogo dove sarebbe stata tenuta prigioniera Emanuela Orlandi. Siamo a Roma, nel quartiere di Monteverde Nuovo, a pochi passi dalla circonvallazione Gianicolense. Tenete bene in mente questa parola, Gianicolense. È stata pronunciata 25 anni fa, pochi giorni dopo il rapimento di Emanuela Orlandi, da una persona che ha avuto un ruolo decisivo in tutta questa vicenda. Per ora rimaniamo però ai nostri giorni. Esattamente alle 3 luglio del 2008, 4 giorni fa, è proprio qui, in via Antonio Pignatelli. Gli uomini dell'ERT, esperti ricerca tracce della polizia scientifica, tornano dopo 8 giorni ad ispezionare quella che potrebbe essere stata la prigione di Emanuela Orlandi. Questa volta ci sono anche i vigili del fuoco. Si vogliono percorrere infatti i sotterranei che dall'appartamento si dipanano per chilometri. L'obiettivo è quello di trovare qualcosa che possa provare che lì sotto sia stata tenuta prigioniera la cittadina vaticana. La casa di proprietà di Daniela Mobili era formata da 2 o 3 camere da letto. Ha conosciuto la Mobili nell'81 tramite un parente del mio ex marito. A lei ho confidato di aver accompagnato la Orlandi su ordine di De Pedis vicino al Vaticano. Lei sapeva già che in quella casa era ospitata la ragazza. L'appartamento l'aveva ristrutturato Danilo Abbruciati, uomo di spicco della banda della Magliana. Sempre secondo quanto ha riferito agli inquirenti Sabrina Minardi, proprio Abbruciati le aveva confidato che quella casa sarebbe servita a nascondere i sequestrati. Ma è verosimile quanto riferisce la testimone. Qui al numero 13 di via Pignatelli c'era davvero una prigione. Questa è la pianta dell'appartamento. Si compone di 2 stanze, una sopra, l'altra sotto. Nella zona superiore ci sono 2 letti. In quella inferiore, un bagno, una cucina. Poi questa conduce ad un piccolo locale ricavato da un vecchio camminamento sotterraneo. Questo muro, fatto erigere nel corso dei lavori voluti dalla Mobili, è servito a delimitare lo spazio abitativo. Oltre il muro il sotterraneo. A poca distanza un vecchio cancello di ferro e poi chilometri di corridoi che arrivano sicuramente fin sotto l'ospedale San Camillo, dove intercettano un lago sotterraneo. Ma torniamo alla stanza inferiore della casa. È proprio lì sotto, nel perimetro, tra la porta e il muro, che potrebbe essere stata tenuta nascosta Emanuela Orlandi. Un'ipotesi tutta da verificare, ma da quello che abbiamo scoperto, i condomini non sapevano che lì, sotto quella stanza, ce ne fosse un'altra e poi un'altra ancora. E se ricordano chi viveva in quegli anni nell'appartamento dove ora vediamo entrare questo signore, nell'altro, in quell'attiguo, quello del numero 13, non sapevano dare nessuna risposta, solo vaghi ed imprecisi ricordi. Non ci ricordiamo, abbiamo un buco di memoria. Comunque una persona molto anziana che abita in questo palazzo dice di ricordarsi una coppia, ma non si ricorda bene. Di una italiani? Coppia, sì, una coppia di italiani, però non si ricorda bene. Entrata indipendente sulla strada, un piano sotterraneo senza finestra e quello spazio tra la porta e il muro. È qui che è stata tenuta prigioniera Emanuela Orlandi. Per capire l'importanza di questo appartamento occorre però tornare indietro nel tempo. Esattamente al giorno della scomparsa di Emanuela. Era il 22 di giugno del 1983. È un mercoledì e Federica Orlandi, la sorella di Emanuela, è a casa quando squilla il telefono. È proprio lei, Emanuela, e vuole chiedere alla mamma, Maria, il permesso di accettare un lavoretto. Ma la mamma non c'è. Ed allora con Emanuela ci parla proprio lei, Federica. Chiamò a casa perché cercava mamma e voleva sapere da mamma appunto se poteva avere il permesso per fare questo volantinaggio, diciamo, dei prodotti dell'Avon
in una chiesa, la Piazza della Chiesa Nuova, anzi la Sala Borromini di Piazza della Chiesa Nuova, e, per conto appunto di questa ditta Lavon. Aveva incontrato una persona fuori la scuola che l'aveva fermata proponendogli questo lavoretto. Emanuela aveva incontrato quell'uomo prima della lezione di musica davanti al Senato. E sempre lì quell'uomo l'aspettava alla fine della lezione per avere una risposta. Emanuela quel giorno indossa un paio di jeans e una maglietta bianca. È emozionata, frastornata. Sono tanti i soldi che quell'uomo le ha offerto. Però non è riuscita a parlare con sua madre e sua sorella Federica l'ha messa in guardia da una somma così cospicua. Quando finisce la lezione di flauto, va con un'amica verso il Senato. La sua amica Raffaella deve prendere l'autobus per tornare a casa. L'autobus arriva. L'uomo dell'Avon ancora no. Sono appena passate le 7 di sera. Emanuela rimane sola ad aspettare quell'uomo. Intanto, di fronte al palazzaccio, la sta aspettando l'altra sorella, Cristina. È incredibile la sua somiglianza con Emanuela e con l'invecchiamento che ha fatto la polizia scientifica. E tu, Cristina, invece la stavi aspettando quel giorno al di là del ponte? Sì, esatto. Però non è arrivata, no. Insomma, immagino quanto sia terribile l'attesa che in qualche modo sì. Si è prolungata per pensando 25 anni. Pensando di tornare anni. A casa e trovarla, invece no. E questo è il Palazzo di Giustizia, la Cassazione, conosciuto a Roma come Palazzaccio. Di fronte, proprio qui, quel pomeriggio, Cristina aspetta inutilmente l'arrivo di sua sorella Emanuela. Ma alla stessa ora qualcuno, Emanuela, la vede davvero ed è un vigile urbano. Oltre il ponte, a circa 200 metri, c'è infatti il Senato e quel vigile fa servizio proprio lì davanti. È certo che il vigile Sambuco incontri proprio Emanuela Orlandi perché lui con Emanuela ci parla. È proprio la ragazza che chiede al vigile infatti un'informazione. Questa ragazza mi ha chiesto dove stava la sala Borromini. Il vigile Sambuco dirà pure un'altra cosa, e cioè che quel pomeriggio Emanuela non era sola. Era in compagnia di un signore. Il signore mi sembra che abbia avuto una valigetta, aveva un qualcosa, ma non borsa, una valigetta. Da questo momento di Emanuela Orlandi, 15 anni, non ci avranno più notizie certe. E quello che ci racconta il vigile Sambuco è l'ultimo frammento della vita normale che conduceva la giovane cittadina vaticana. La famiglia Orlandi fa affiggere sui muri di tutta Roma la foto di Emanuela. Giugno, alle 6 del pomeriggio, ovvero 3 giorni dopo la scomparsa, arriva a casa Orlandi una telefonata. Dopo tanti sciacalli, qualcosa di concreto. Chi telefona dice di chiamarsi Pierluigi e dice pressappoco questo. La mia fidanzata ha incontrato due ragazze in piazza Campo dei Fiori. Una delle due aveva con sé un flauto e vendeva, oltre a chincaglierie, anche prodotti cosmetici della Avon. La mia fidanzata le ha suggerito, per guadagnare qualcosa, di suonare il flauto in piazza Navona. Ma lei ha detto che si vergognava di esibirsi in pubblico, anche perché per leggere avrebbe dovuto mettersi un paio d'occhiali con la montatura bianca che la imbruttivano. L'Avon, il flauto, gli occhiali con la montatura bianca. Ma allora Pierluigi ha incontrato davvero Emanuela. Lo stesso giorno, 3 ore dopo, Pierluigi ritelefona. Mi sono ricordato che Barbara aveva detto di avere l'astigmatismo a un occhio. Per questo doveva portare gli occhiali. È vero anche questo. Il giorno dopo, il 26, Pierluigi si fa vivo di nuovo. Dice di essere in un ristorante al mare e aggiunge un altro particolare. La ragazza che era con Barbara le ha chiesto se avrebbe suonato il flauto per il matrimonio della sorella. Natalina deve infatti sposarsi a settembre con Andrea, il suo fidanzato. Andrea, dopo l'ultima telefonata di Pierluigi, prende il suo registratore e lo porta a casa Orlandi. Così potranno registrare la voce di Pierluigi. Ma Pierluigi non telefonerà più. Al suo posto verranno registrate le parole che dirà un certo Mario. È il 28 giugno, sono passati 6 giorni dalla scomparsa. Ma chi è Mario? Una voce, solo una voce. Ma grazie ad Andrea, al suo registratore, una voce che rimane su di un nastro. Riguardo al mistero di Emanuela Orlandi, noi di Chi l'ha visto dal 2004 abbiamo iniziato a seguire una pista che ci ha portato fino alla banda della Magliana. Per questa ragione, quella voce, quella di Mario, noi l'abbiamo voluta far sentire ad Antonio Mancini, uno che della banda ha fatto parte. E lui,
quella voce l'ha riconosciuta. Questa voce è la voce della Maiana. Per il collaboratore di giustizia, Antonio Mancini, la voce di Mario sarebbe quella di un uomo vicino ad Enrico De Pedis. Enrico De Pedis, detto Renatino. Ma il suo nome, anzi il suo volto, non era già venuto fuori pochi giorni dopo il rapimento di Emanuela Orlandi? Quando il vigile Sambuco era stato dai carabinieri di via Inselci per l'identikit, proprio uno di loro aveva detto che quel volto, venuto fuori dalle indicazioni del vigile, somigliava proprio a Renatino. Circostanza confermata da chi nel 1983 dirigeva il nucleo operativo dei carabinieri di via Inselci. Mi ricordo che uno disse che somigliava a De Pedis. Ma al vigile Sambuco nessuno fece vedere la foto di De Pedis. Per quale ragione? E poi c'è un altro dato significativo. L'anonimo che telefona a chi l'ha visto, anche lui, fa il nome di De Pedis. Riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Santa Collinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca. Ma torniamo alle telefonate che arrivarono in casa Orlandi e a quel Mario. Chi è davvero? Qualcosa di se stesso ce la dice proprio lui. Non è che mo guardava proprio regolare. Ecco. Non ho capito. No, scuretta, capelli corti, scuri. Cioè, basta, guarda più tenere, perché va preso un bassetto, vabbè. È basso Mario. E bassi sono anche Rufetto e Ciletto. Le due persone di cui parla è il collaboratore Antonio Mancini. Una coincidenza? Certo è che Rufetto e Ciletto erano uomini di Enrico De Pedis. Ascoltiamo ora con attenzione questa telefonata. È quella di Mario, ma non è solo. Vabbè, ma che altezza potrà avere? 1,50 m, 60 m? No, bella altina. C'è qualcuno che suggerisce. Esattamente, dice no, de più. Vabbè, ma che altezza potrà avere? 1,50 m, 60 m? No, bella altina. Se ne deduce che Mario non ha visto Emanuela. Ha infatti un attimo di esitazione quando gli chiedono alcuni particolari come l'altezza. Ed è allora che si sente chiaramente la voce di un altro uomo che suggerisce, uno che Emanuela deve averla vista davvero. Ma di chi è questa voce?